Hanno spruzzato dello spray al peperoncino all'interno della discoteca, facendo vivere così attimi di concitazione nel locale classe 125 nel cuore della città, in via Madonna del Prato. È successo nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 2, nel momento di maggior afflusso. Provvidenziale l'immediato intervento degli addetti alla sicurezza. Gli operatori nostri si sono accorti subito, vedendo anche un po' il disagio, hanno provveduto a chiudere una stanza che si chiama Privé, è un grande salone, aver chiuso le porte, di modo che questa situazione non potesse coinvolgere anche quella parte del locale, e hanno provveduto a far defluire rapidamente tutti quanti. Non c'è stato un incidente, non c'è stato un accalcamento, è tutto avvenuto in maniera esemplare e veramente da manuale. Una volta ristabilita la situazione, il deflusso è avvenuto in meno di 10 minuti, quindi è stata una cosa molto rapida e eseguita molto bene. È stata fatta una bonifica interna al locale per sentire la situazione, come era, se era respirabile o meno. Nella bonifica è venuto fuori anche, è stata ritrovata la bomboletta di peperoncino che era stata abbandonata all'interno dei bagni. Quindi, una volta ristabilita la situazione, abbiamo provveduto a far rientrare tutti coloro che erano venuti per divertirsi e stare in sintonia e in sinergia. Quindi anche quello è stato un rientro dopo 20 minuti circa di sosta in esterno, fatto in maniera capillare e giusta, perché sono entrati senza alcun tipo di problema. Dell'accaduto sono stati avvisati anche i carabinieri. Le telecamere di sorveglianza all'interno della discoteca al momento sono al centro dell'attenzione per fornire eventuali indizi per identificare gli autori del gesto.